Ragazzi, buona serata. Cominciamo questa settimana santa facendo un percorso un po' particolare. Ho chiesto a una mia carissima amica di prepararci una piccola miniatura del luogo della crocifissione e della sepoltura di Gesù. E allora ci muoveremo su questo piccolo plastico, su questo piccolo presepe pasquale, per riflettere su quello che succederà nei giorni della Pasqua. Dopo aver percorso i pezzi del nostro puzzle, adesso viene il tempo di concentrarci su questo luogo. Lo vedete, la collinetta del Calvario, il luogo della sepoltura di Gesù, e così vediamo un po' che cosa possiamo dire. Oggi saliamo sul Calvario, bisogna salire, vedete la croce è nel punto più alto, è nel punto più irraggiungibile, diremmo così, della città di Gerusalemme, bisogna fare fatica. Vedete, l'amore di Dio è disposto a fare fatica per noi. Quando noi pensiamo al nostro Dio, tante volte ci viene in mente che ci fa fare fatica, che ci chiede di pregare, di andare a messa, ci chiede di comportarci in un certo modo, di rinunciare magari ad alcune cose che sembrano essere belle, di governare un po' il cuore in una certa maniera, ma in realtà il primo a fare fatica è Lui, è Dio che fa fatica per noi, è Lui il primo che prende la croce e sale, sale, sale su questa collina e punta la cima di quella montagna che è il Calvario e sale ancora più in alto sulla croce per dire tutta la fatica la faccio io. Ecco, vedete, la fede è quell'esperienza che ci chiede di accettare che Dio fa fatica al nostro posto, che Dio per primo si impegna a salvarci. E allora questa settimana santa comincia così, con i nostri passi che salgono fino alla collina della croce. Bene, ragazzi, questo è un po' il messaggio di oggi. Allora è una settimana in cui impariamo a fare fatica. Non sprechiamo questa occasione. Facciamo allora gli auguri a chi ha compiuto gli anni ieri. Nella Domenica delle Palme, grazie a tutti per la grande partecipazione, una celebrazione bella, ordinata, sicura, nel rispetto delle norme che ci ha fatto vedere che possiamo davvero incontrare Gesù anche con il Covid, rispettando tutte le norme. Ieri hanno compiuto gli anni, dicevo, Gaia 7, Marta 8, Riccardo 12, Martina 13, Tommaso 15 e poi la super incaricata Vittoria 17. Oggi invece che è lunedì facciamo gli auguri a Cecilia 7 anni, a Marco 8, a Elisa 10, a mamma Elisabetta, a papà Carlo e soprattutto a un signore che per metà di voi ha cantato al vostro battesimo, che è il nonno Renato, in particolare da Ben e Alonso. A tutti voi il regalo prezioso della nostra preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ragazzi, buonanotte, a domani.